Maya Sansa, in un altro mondo, sei veramente dall'altra parte del pianeta, sei arrivata praticamente in Africa. Ci racconti com'è stata questa esperienza sul set in un posto così diverso da quello dove siamo abituati a vivere? Allora, per me è stata un'esperienza entusiasmante, veramente una bella esperienza, sia professionale con Silvio e Michael, che umana. L'esperienza del viaggio è stata comunque di girare a Kibera nello slum di Nairobi, è stata un'esperienza comunque abbastanza profonda, intensa, no? Mettersi a confronto con questo tipo di realtà. E poi per quanto riguarda proprio il mio personaggio, è stato bello vedere questi luoghi e lavorare su questo film attraverso gli occhi di Sara, no? Non so come dire, perché poi quando devi abitare un personaggio alla fine ti influenza, quindi mi sentivo stranamente molto a mio agio. Ero andata a Kibera prima di girare appunto nello slum, 2 giorni prima per capire, per sentirmi a mio agio nel luogo. Quindi poi i giorni in cui poi abbiamo girato, per assurdo mi sentivo di esserci già stata, di conoscerlo già, non so, è difficile un po' da spiegare questa cosa, però è stata un'esperienza importante. Com'è stato l'impatto con quella realtà così povera, dove la gente vive veramente di stenti, da quello anche che si vede nel film, però c'è un'Africa anche diversa rispetto a quello che immaginiamo, che ci propinano sempre i documentari. Cioè, io a un certo punto si vede una scuola dove i bambini hanno delle divise. Sì, beh, questa è stata la colonizzazione inglese, diciamo, queste sono regole che vengono dagli inglesi, e questo c'è un paradosso dietro questa cosa dell'uniforme. Da un lato chiaramente mantiene la dignità dei bambini molto alta, nel senso che poi almeno per andare a scuola, no, hanno un completo, hanno una divisa che li fa sentire probabilmente fieri e degni, però poi appunto dal punto di vista umanitario, tra virgolette, il lavoro che devono fare le persone che lavorano lì per far sì che questi bambini abbiano la divisa, che è obbligatoria, è enorme, perché una divisa per un bambino africano che va a scuola costa quanto uno stipendio mensile di un genitore. Mensile forse sto dicendo già poco, forse sono 3-4 mesi, dipende dal lavoro del padre o della madre di questo bambino, però voglio dire, alcuni bambini non possono andare a scuola perché non hanno le divise, e questa è una cosa molto difficile da digerire. È un paradosso. È un paradosso assurdo, sì, è una cosa che quando arrivi lì ti fa star male, vorresti che questa regola non esistesse più. Nel senso, però poi chissà che in un modo appunto assolutamente perverso non aiuti anche poi ad avere una certa dignità. Chiaro, io preferirei che i bambini potessero avere dei vestiti normali e andare a scuola a studiare senza dover per forza avere una divisa che costi quelle cifre. Quindi la trovo comunque per il momento una regola che andrebbe infranta. Non mi permetto però di andare oltre, perché non conosco tutte le, diciamo, le sfaccettature di questa situazione politico-burocratica, di queste cose istituzionali che sono rimaste appunto da una situazione di colonizzazione, ecco. Senti, tu nel film sei praticamente la donna che riesce a mettere davanti ad una presa di coscienza fortissima il protagonista, appunto Silvio Muccino, cioè senza di te probabilmente lui non avverrebbe mai nessun cambiamento. Ci racconti un po' di questo tuo personaggio? Beh, credo che per Sara questa cosa sia, diciamo, abbastanza, visto che la sua scelta è stata quella di andare a vivere e lavorare in Africa, ad aiutare gente che vive in situazioni molto difficili, il confronto con Andrea, che in un certo senso è già qualcuno che lei, a cui lei vuole bene, perché è il figlio di un grande amico che li ha appena lasciati, che non c'è più, cioè il padre di Andrea, credo che si senta libera di imporgli di divenire responsabile, di
di costringerlo a fare questa cosa. Infatti la sua costrizione, che è assolutamente una forzatura, perché appunto gli dice non ti faccio, ti faccio arrestare fondamentalmente, se metti fiera, ti minaccia, è fatta comunque con generosità, con amore, perché sa che le conseguenze saranno qualcosa di molto bello, di molto positivo, di importante per entrambi. Quindi è questa consapevolezza, una donna che è già andata oltre, no?